dall'altra parte. Quando vieni per Coppo, Cremona un po', festa del socio, caffè per tutti, festa del socio, dire fare impastare, dire fare impastare. Praticamente da pochi ingredienti insegniamo ai bambini l'arte della panificazione. Loro impastano e poi dopo porteranno il prodotto finito a casa. Ecco, questo è un laboratorio che si tiene oggi dalle 3 alle 18. Renato Cremonesi, direttore dell'Ipercop di Cremona e direttore di area di Cremona. La festa del socio, in che cosa consiste? La festa del socio consiste innanzitutto commercialmente e per la convenienza consiste in uno sconto 10 su tutta la spesa ai nostri soci. Poi ci sono tutta una serie di iniziative legate invece alla conoscenza e alla presentazione dei nostri prodotti di eccellenza. Questa mattina abbiamo fatto assaggiare per esempio il pinzimonio in ortofrutta, abbiamo fatto assaggiare la tartar fiorfiore in macelleria, abbiamo fatto una dimostrazione della sfilettatura del pesce da parte dei nostri addetti alla pescheria, abbiamo fatto delle degustazioni di prodotti fiorfiore, salumi e formaggi, quindi abbiamo fatto assaggiare la coppa, il San Daniele, il salame felino, abbiamo fatto assaggiare il salame bio. Ecco, oggi è anche la giornata di presentazione del nuovo negozio, sì. Cioè del negozio ristrutturato. Il negozio ristrutturato presenta alcune innovazioni rispetto al passato, in particolare rispetto al passato abbiamo un banco servito di carne, e il banco servito del pane e della pasticceria. Abbiamo iniziato la produzione di focacce tipiche, in particolare la focaccia ligure e la focaccia romana, che stanno dando grosse soddisfazioni in termini di vendite, e stamattina abbiamo fatto degustare i nostri soci con un ottimo successo. Marcello Codazzi, presidente del Comitato Soci Popolo Lombardia di Cremona. Ecco, oggi è la festa dei soci. Qual è il significato di questa iniziativa? Il significato è molto importante perché la Coop è una cooperativa, quindi un'azienda diversa da altre competitor che ci sono sul mercato, dove il socio svolge un ruolo predominante e un ruolo partecipativamente alla vita della cooperativa. Attraverso delle elezioni che si svolgono ogni 3 anni per il rinnovo dei comitati soci di zona e attraverso le assemblee generali che si svolgono ogni anno ad approvare il bilancio. La cooperativa tiene sempre in considerazione il giudizio dei soci e oggi ne abbiamo la dimostrazione che possiamo toccare con mano la festa del socio in concomitanza con il rilancio del punto vendita, che segue una lunga ristrutturazione necessaria perché il punto vendita che c'era fino a qualche mese fa era ormai inadeguato alle richieste del mercato. Abbiamo cercato di snellire e di rendere più agevole la spesa del socio consumatore riducendo le superfici, quindi accorciando i tempi della spesa e introducendo delle innovazioni che ci sono state richieste dagli stessi soci. Ad esempio? Ad esempio il banco servito della macelleria, alcune novità gastronomiche
nei reparti serviti di gastronomia e anche di panetteria, nonché l'introduzione di alcuni prodotti tipici locali del territorio cremonese, che nei mesi precedenti, nelle gestioni precedenti, erano in secondo piano, adesso trovano e troveranno una sistemazione degna della loro importanza. Un'altra importante novità è l'introduzione di casse self-service automatiche, elettroniche, dove il socio, che ha un po' più di dimestichezza con la tecnologia, può evitare le file in cassa facendo tutto da sé. Ovviamente nei casi di necessità c'è sempre la presenza di un operatore che può intervenire al momento. Un'ulteriore novità invece è l'introduzione delle etichette elettroniche che consentono di innanzitutto gestire meglio il punto vendita, ma soprattutto garantiscono prezzi esposti sempre veritieri rispetto ai nostri sistemi informativi. E questo che banco è? Allora, ci troviamo davanti a Banco dei Prodotti di Libera Terra. Libera è l'associazione contro le mafie promossa da Don Ciotti, e in questo periodo, come avviene due volte all'anno, troviamo i prodotti di Libera Terra scontati del 20%. Non solamente li troviamo scontati, ma in questo momento c'è la presenza di soci volontari come sottoscritto, nonché di Cantastorie della nostra cooperativa, che ne presentano le qualità alimentari di questi prodotti, nonché i contenuti valoriali insiti nei prodotti stessi. Quindi comprando i prodotti di Libera Terra, che in questo periodo, ripeto, sono scontati, andiamo a sostenere tutte le associazioni che combattono le mafie. Un'altra novità che parte da oggi è l'accettazione dei buoni pasto alle casse dell'Ipercoop di Cremona. Questa novità è stata introdotta per le segnalazioni che sono arrivate nel corso degli ultimi mesi dai soci di Coop Lombardia.